Poi dipende dai punti di vista, a sinistra, così siamo tutti insieme. No, che mi dispiace perché c'era il proiettore in mezzo e quindi ho detto ci mettiamo tutti da una parte, infatti a te non ti ho neanche visto perché se vado di qua copro la proiezione. Bene, avete avuto modo di bere un fantastico caffè della macchinetta, fumatori hanno fumato, siamo andati tutti in bagno, quindi nessuno ha più delle urgenze particolari. Allora, come dicevamo prima, parliamo un po' di strategia. Soprattutto adesso che cioè, è sempre stata molto rilevante la strategia di comunicazione, adesso che gli strumenti si sono moltiplicati e che molto fa la strategia digitale, quindi la strategia sul web, web 2.0, ancora di più importante è avere una strategia. Praticamente strategia cosa significa? Significa dividere in pezzettini il lavoro che c'è da fare sulla comunicazione. Un po' prima abbiamo accennato dei pezzi, quindi ritroverete delle cose, ma quindi si parte banalmente dagli obiettivi e si arriva ai risultati. In mezzo ci sono tutti dei passi che però sono solo una conseguenza. Ad esempio, cioè spesso, per parlare sempre di situazioni che accadono, no? Oh, adesso vanno di moda le app, dai, facciamo un'app del museo. Magari nel frattempo non hai. Non, cioè, non sai neanche bene che cosa stai comunicando, però intanto sei lì e scopri che fare un'app costa 3.000 euro e dici, beh, dove ritroviamo questi 3.000 euro? E nel frattempo magari non stai comunicando bene nel sito web. Quante sono le persone che frequentano il sito web o comunque che ti ricercano su Google e quante sono le persone che cercano un'app del tuo sito sul cellulare, che spesso magari poi dopo quando arrivi in loco c'erano delle cose che dovevano andare in internet e poi internet non va. Ok? Quindi questo è quello che non bisogna fare, cioè oppure ah, ma adesso va di moda Instagram, iscriviamoci su Instagram, facciamo un profilo di Instagram. Ma poi c'è qualcuno che effettivamente sta lì e posta delle foto con delle etichette hashtag corrette per essere ritrovate, oppure l'hai aperto e poi sta lì. Cioè, se doveva stare lì così, usavi il tuo profilo, facevi presente alla gente mettendo dei commenti che esiste anche il tuo museo, che esiste anche il tuo sito archeologico e è finita lì. Quindi proviamo a vedere un po' questi quattro passi. Poi ovviamente l'ultimo è quello dei risultati, che non c'è perché è l'arrivo e poi si riparte, chiaramente è un circolo virtuoso. Quindi gli obiettivi, poi la questione dei target, che poi andremo anche a approfondire facendo un'esercitazione per appunto fare un po' di esercizio a pensare nel modo più approfondito possibile questa importante passo dei target, gli strumenti e i canali che si possono attivare solo in quel momento e le azioni. Lo facciamo con un altro caso, che è ancora più lontano forse dall'archeologia, da un certo punto di vista, il caso della scala. Però vedremo che ci sono anche qui delle sovrapposizioni. Che non vi aspettereste forse, o che vi aspettate magari. Ma la Scala di Milano è un posto che tutti conosciamo, almeno per sentito dire, poi neanche io ci sono mai entrata, però sappiamo teatro lirico-sinfonico. Chi è che va a vedere l'opera? Ma insomma, se vai nel sito ci sono anche appunto le
le indicazioni su come ci si deve andare vestiti, il dress code per la serata, quindi l'abito scuro, la giacca e la cravatta per i signori, comunque state nel decoro. E quindi già lì c'è tutta una serie di persone che riescono solo a mettersi i jeans strappati, che vanno anche di moda a tratti, però che non entreranno mai, oppure che non si metteranno mai la cravatta e dici vabbè, io sto a casa, anche se magari poi ci puoi entrare lo stesso senza cravatta, però non ti senti proprio preso in considerazione. Ok, adesso facciamo proprio un incrocio tra, cioè questo è il caso che andiamo a analizzare e andiamo man mano a vedere le parti teoriche e affiancare questo caso. Allora, gli obiettivi. Gli obiettivi sono importantissimi, sia gli obiettivi della propria organizzazione e del proprio essere, cioè nel senso perché esisto, e sono direttamente collegati alla mission, che piaccia o non piaccia il nome mission, insomma l'obiettivo principale del perché esiste quell'organizzazione culturale, quel team di lavoro che non è ancora formalizzato in associazione piuttosto che cooperativa, piuttosto che altro tipo di forma giuridica, ma comunque è un team di lavoro che sta lavorando intorno a un progetto. Che obiettivi ci diamo? C'è mai stato veramente un momento in cui ci siamo detti appunto quali sono gli obiettivi del perché ci riuniamo, profondi? Questo è abbastanza importante. E spesso quindi sono delle idee, degli ideali anche alti, quindi. Però ci devono essere anche degli obiettivi che siano anche tangibili, poi vanno scritti questi obiettivi, quindi non può essere una cosa che ci diciamo un giorno, ce lo diciamo. Diciamo, abbiamo fatto questa riunione, li scriviamo, li elenchiamo perché servono per riorientarsi nel momento, in ogni momento della strategia di comunicazione. Devono essere misurabili, nel senso devo capire quantomeno se l'obiettivo da dove sono io adesso qui è qui, quanto vicino più o meno si sta arrivando. Poi ce ne sono alcuni che sono molto più misurabili, quindi dici voglio mettere su un'attività per cui ci siano almeno 1000 visitatori l'anno, che poi siano 500 durante l'inaugurazione e 500 durante tutto il resto dell'anno, io voglio arrivare a 1000. Quando sei arrivato alla fine dell'anno dici, bene, siamo arrivati a 800, abbiamo fatto l'80%, siamo arrivati a 1500, abbiamo fatto il 150%, ok. Poi la caratteristica è che non possono neanche essere tanti, perché devono essere proprio dei punti cardine, quindi devono essere pochi. Perciò spesso si inizia da una lista di obiettivi molto lunga, con un brainstorming collettivo in cui ciascuno dice secondo lui qual è l'obiettivo, poi si vanno a unificare, a eliminare, priorizzando qual è il più importante, e si arriva ad averne 5, 6 al massimo, 3, 4, 5, 6, più o meno questo è il numero, e devono essere di medio e lungo respiro, cioè non è un obiettivo a brevissimo, cioè facciamo questa giornata, voglio che a questa giornata di presentazione arrivino 20 persone, 5 giornalisti, cioè non è questo un obiettivo, è una cosa più di lungo respiro. Allora vediamo, e poi gli obiettivi sono delle cose che variano anche nel tempo, cioè ci sono degli obiettivi solidi che stanno sempre lì e sono parte della nostra organizzazione, e degli obiettivi che man mano che si va avanti con l'attività si individuano degli obiettivi più specifici. La Scala a un certo punto ha pensato che un giorno moriranno tutti quelli che vanno alla Scala e quindi forse doveva creare una community di giovani che si avvicinano al mondo del teatro e della musica usando un linguaggio contemporaneo. Allora vi specifico che tutto questo caso, cioè quell'altro caso di studio, breve parentesi a ritroso, è una cosa che
è stata prodotta da me perché ho comunque collaborato con quel festival, a un certo punto ho fatto la volontaria, quindi ho capito certi meccanismi. Qui alcune cose sono proprio cose che mi sono state fornite dall'organizzazione. Quindi proprio sono loro che scrivono, guardavo quelle maiuscole e dicevo perché ho messo le maiuscole, no, le ha messe loro, quindi sono delle cose rilevanti per loro, e quindi usando il linguaggio contemporaneo. Quindi in realtà questo è un obiettivo che già si spinge un po' anche su strumenti, eccetera, però questo era il loro obiettivo. Si tratta di outreach, quindi rispetto al discorso che facevamo prima della pausa, si tratta di questo, cioè beh, pescare una comunità di persone che tendenzialmente non viene e non si interessa neanche, cioè pensa magari a vedere le cose di teatro contemporaneo, pensa ad andare, però pensa che la scala sia troppo. Quindi qui è proprio tornando a quello che ci diceva in mattinata, è un'operazione di audience development complessa, non è solo outreach, che vuole permettere l'accessibilità a livello proprio anche spaziale, cioè dire entra, varca la soglia. È difficile perché è difficile prima di tutto internamente convincere che la tua reputazione rimarrà salva anche facendo un'operazione che convinca i giovani a varcare la soglia, e però a quanto pare funziona, perché adesso siamo già arrivati alla sesta stagione di questa iniziativa. Ok, detto questo sugli obiettivi, se ci sono delle domande in mezzo sugli obiettivi, cioè le varie fasi, fate pure domande in mezzo, non fermatemi, eccetera. Passiamo al target. Allora, di solito quello che si vuole raggiungere è appunto il numero di visitatori. Voglio che quest'anno ci siano 2.000 visitatori. E generalmente non c'è nessun interesse su che tipo di visitatori sono. So che per fare tanti visitatori devo anche chiamare le scuole, che a un certo punto mi hanno detto che bisogna chiamare le scuole, così sono sicura che se prendo tutte le terze elementari della mia scuola, sono sicura che un tot mi pagano di biglietto, entrano tutti, sbigliettiamo, siamo felici e contenti, e quindi devo fare numero in qualche modo. Però il problema alla base qual è? Che considerando appunto il proprio pubblico come un unico monoblocco, al limite appunto suddiviso tra attività didattiche e visitatori normali, si va un po' male a pescare poi questo pubblico, perché è come lanciare un sasso dentro il lago per tornare al lago e dici vabbè, adesso cioè, chissà se qualcuno ha visto che io ho lanciato questo sasso, boh. Quindi, per raggiungere gli obiettivi, in realtà vanno individuati i target in maniera più dettagliata. Si tratta di segmentare, segmentare, magari questo è un termine che avete già sentito, significa andare a individuare delle variabili in cui suddividere i propri target. Più sono specifiche, più questo target è definito in modo dettagliato, più sei sicuro che la tua comunicazione sarà efficace, perché arrivi quasi a fare una comunicazione su misura, non uno a uno, però magari vai a prendere appunto dei target specifici. Addirittura è una cosa più difficile da fare a monte, più facile da fare una volta che c'è un'attività già avviata e hai già un pubblico di riferimento. È utile a volte fare degli identikit, per cui proprio mettere, cioè conosci delle persone che vengono e le individui come capostipiti, mettiamo, di un determinato segmento di target. E vai a capire che tipo, cioè che età, vabbè, il sesso anche varia, eccetera.
che tipo di vita fa, quindi che è sposata, non è sposata, che cosa fa, che interessi ha, che professione fa, su che social network è presente e che tipo di tecnologia ha per le mani. Lì banalmente ti accorgi che i miei 10 visitatori più frequenti, che vengono più frequentemente nel mio sito archeologico, sono tutti quanti su Twitter e non c'è nessuno su Facebook. Vale la pena che apriamo un profilo Facebook? Sì, può valer la pena per andare a pescare di nuovi, però lo so. Oppure so che tutti quanti hanno lo smartphone, anche se non lo usano, per fare determinate cose. Però glielo posso insegnare, ad esempio, se voglio mettere dei QR code con dentro delle informazioni, io gli posso insegnare quando arrivano che possono installare la app e possono usare il QR code. Hanno la potenzialità. Quella è una cosa un po' più complessa, che in realtà non vi ho messo qua la scheda, eccetera, che si tratta di cioè, perché appunto si può essere una suddivisione per le modalità con cui si sta online. Quindi ci sono quelli che sono molto attivi, ci sono quelli che fanno appunto tipo questa qui che è critica, quindi intervengono solo per criticare, oppure quelli che i cosiddetti lurker che stanno lì, non fanno niente, però vedono tutto quello che succede intorno, quindi quello è un po' un attimo più sul livello digitale e basta. Come si fa a raccogliere questo tipo di informazioni? Come si fa a raccogliere questo tipo di No, informazioni? questo è un livello che puoi avere, come stavo dicendo, quando hai già un'attività avviata, già un museo in cui normalmente tu conosci i tuoi visitatori abituali così tanto bene che ci hai già parlato, sai già determinate informazioni, solo che nella tua testa non le hai mai messe tutte in ordine e non le hai mai messe. Può essere utile per capire appunto che la maggior parte dei tuoi visitatori abituali, pur essendo molto diversi, hanno dei punti in comune e quindi puoi sviluppare delle campagne di comunicazione o comunque delle attività di comunicazione che hanno a che vedere con un particolare aspetto. Ad esempio, non lo so, se hai tante persone che sono appassionate di film, forse è il caso che fai una rassegna di film nel tuo parco archeologico alla sera, d'estate, e che ti chiama un po' di gente che gli piacciono anche i film. Quanto può essere importante fare questa profilazione No, secondo me, cioè, Devo ripetere la professione? sì, vai. Quanto può essere importante fare questa profilazione già all'inizio, piuttosto che acquisire queste informazioni per tempo, una volta acquisiti? Allora, in questa modalità qui, Utenti. secondo me è quasi un po' sviante fare questa cosa così analitica perché non hai delle persone reali. Però in maniera, in quel caso, cioè, può aiutare perché ti fa pensare, cioè puoi in quel caso pensare a delle persone che secondo te potrebbero diventare i tuoi visitatori abituali, persone che già conosci. E allora puoi fare quel lavoro lì. Se no, in generale è comunque utile individuare delle variabili. Anche qui ci sono delle classificazioni che appunto delle classificazioni che vengono proposte, che poi possono non essere sovrapponibili totalmente. Ogni tanto, cioè, qualcuno che fa delle classificazioni per capire che tipologia di visitatore di pubblico culturale è. Anche qui, cioè, volendo, vi posso passare un'altra cosa, cioè, sia queste del profilo tecnografico che questo genere di cose, vi posso passare delle schede da cui prendere degli spunti. Sì, perché magari dal punto di vista poi dell'utente,
del visitatore, diventa forse anche un po' noioso e un po' invadente fornire tutte queste informazioni la prima volta. Ma infatti non, cioè non è una, non sono, questa non è una fase in cui vai a chiedere a lui, o tu le sai o tu le tenti di immaginare. Non puoi fare questo genere di domande qui, infatti questa è la preziosità di una cosa già avviata che semplicemente non ha mai preso atto di quello che c'è. Grazie. Allora, la scala cosa ha fatto? È andata a colpo sicuro su un target specifico e ben definito, è proprio, si è buttata. E dove tutti quanti parlano di giovani ogni volta mettono un livello d'età diverso perché adesso è un po' imbarazzante, loro no, hanno detto la chiamiamo la scala under 30. E quindi, brum, tagli fuori tutti quelli che sono sopra i 30 anni. E lì sicuramente qualcuno avrà detto, ma no, ma dai, facciamo under 35, facciamo under 40, poi c'era qualcuno che diceva, no, facciamo under 25, sennò sono troppi. Ok. Quindi sicuramente fare queste operazioni, qui c'è proprio un limite d'età che vi rende chiaro, comunque qualsiasi sia la variabile che andate a toccare, ogni volta togliete via una parte di pubblico che non per forza non vede questa comunicazione che state facendo, magari la vede, non la sentirà così tanto sua. Quindi non è che stiamo perdendo quelle persone, ma stiamo coinvolgendo maggiormente le altre. Poi si può pensare a un altro tipo di comunicazione. Infatti, ad esempio, loro hanno fatto questa cosa furba perché entrambe, cioè sia le politiche per i giovani, c'era qualcosa sulle anteprime da sempre, come un po' c'è in quasi tutti i teatri comunali, i giovani hanno delle agevolazioni, ma che non hanno mai un nome. Adesso hanno un nome e hanno tutto un mondo intorno, come magari esistono in molte parti, sicuramente c'è anche da loro, questa cosa della scala in famiglia, che ci sono delle promozioni per andare tutti in famiglia insieme, metti i bambini non pagano, non lo so bene come funzioni, però la cosa interessante è che se tu vai nella scala under 30, ci caschi e non sei in quel target lì, potresti già essere in quell'altro target un po' più su, che è la scala in famiglia, e lì ti danno, cioè ti reindirizzano alle altre informazioni. Quindi c'è anche questa furbizia di magari creare un hype, un interesse intorno a una cosa nuova, forte, e riportare le persone delle informazioni invece che erano un po' più invecchiate, lasciate lì da parte, che magari non tutti vedevano, attraverso questa cosa nuova le riporti anche le cose vecchie. Un po' di foto. Allora, loro cosa hanno fatto? Questa operazione, questa è sempre una riflessione, poi cerchiamo di declinarla un po', e quello che abbiamo visto prima è che c'era comunque un senso di esclusiva, c'è un senso di esclusiva, dire io vado alla scala e mi sento importante perché riesco ad andare in questo teatro bello, a vedere delle rappresentazioni belle. Loro questo senso dell'esclusiva e senso di appartenenza a una comunità che comunque è limitata, cioè quindi esclusiva in questo senso, non nel senso brutto del termine, loro l'hanno mantenuto anche per la community degli under 30. E come hanno fatto? C'è appunto una community online in cui le informazioni sono sempre aggiornate, ci sono le promozioni e le offerte riservate, e poi hanno fatto una card, che è proprio una cosa fisica che ti fa vedere che fai parte di questa community, con cui appunto hai tutta una serie di vantaggi. Poi la bravura loro è stata che spesso è difficile convincere una persona da zero arrivare a 1000, cioè da niente, io non sono mai andata all'opera, tu mi stai dicendo che abbonarmi mi costa di meno. Eh sì, però cioè io non è che mi rischio un abbonamento e poi se non mi piace cosa devo fare?
E quindi ci sono diversi gradi, per cui si parte da un sito web dedicato, poi vediamo un po' meglio, il grado di social network, che comunque, come vedremo dopo, sono quelli della scala, attraverso cui parla anche la scala Under 30. Poi c'è una community online, quindi un posto in cui puoi interagire con gli altri, capire un attimo chi gira, che cosa sta succedendo, come funziona. Poi c'è questa card, che è il momento in cui ti riconosci, e questa card ti dà quei vantaggi che abbiamo visto prima, però senza obbligarti ad andare a tutte le rassegne, e poi, se proprio proprio, ti abboni. Però intanto c'è un modo di stare intorno senza farne parte e di avere voglia di entrare, di farne parte. E poi la cosa interessante, qui ad esempio c'è questo, oltre c'è il limite d'età è abbastanza netto e fa capire abbastanza questo concetto, quindi dici ma dopo i 30 cosa succede? Quindi dare anche le soluzioni per chi non può fare queste cose qui che stai proponendo, cioè metti anche, proponi dei laboratori che si svolgono però il sabato mattina, non tutti sono disposti a fare delle cose il sabato mattina, però capisci che questi laboratori stanno andando molto bene, a un certo punto se vuoi pescarti quel target che il sabato mattina non poteva venire ai laboratori, farai una giornata, una domenica pomeriggio in cui fai delle cose magari più soft perché è della gente che evidentemente non si vuole impegnare il sabato mattina per fare un laboratorio, ma piuttosto domenica pomeriggio se gli fai vedere gli esiti dei laboratori, gli fai fare una cosa piccola e contenta, magari funziona. Qui è il caso che comunque sono state create anche delle soluzioni di abbonamento abbastanza vantaggiose anche per chi non è under 30. Arriviamo al momento, solo dopo aver selezionato gli obiettivi, selezionato i target a cui vogliamo parlare in questo momento, arriviamo al momento di selezionare gli strumenti e i canali della comunicazione, solo adesso. Cioè non all'inizio, ah ma forse avremo bisogno della pagina Facebook. Adesso, dopo aver avuto tutta quanta la panoramica davanti di chi sono io e chi è il mio pubblico, qual è la parte del pubblico che voglio raggiungere, vado ad individuare. Quindi vabbè, classicamente c'è un momento in cui sono state suddivise gli strumenti di comunicazione, il tipo di comunicazione tra beyond the line e above the line, cioè che sarebbe banalmente la comunicazione con i media tradizionali, quindi da quando si potevano solo fare delle pubblicità in TV, delle comunicati stampa, delle conferenze stampa, delle affissioni mega in giro per la città e basta, al fatto che appunto si può invece con molte meno risorse e soprattutto individuando dei target specifici, perché beyond the line significa anche che non vai a individuare un target specifico ma ti rivolgi a un pubblico generalista, vai a individuare invece delle azioni più specifiche. Ai canali che appunto può essere web 2.0 e tutte quante le declinazioni dei vari social, che qui non stiamo a dettagliare perché non c'è il tempo, se qualcuno ha delle domande particolari su qualche social network le faccia pure, è una questione anche di strumenti e tecniche che si mettono, perché un conto è usare i canali, però in che modo li usi, perché li usi così. Ad esempio, appunto, già prima parlavamo di storytelling con quel mini progettino del Lago Film Fest. È un atteggiamento, cioè nel senso è un modo di comunicare, una modalità, che quindi si tratta di comunicare attraverso storie.
Le storie come le comunichi? O attraverso un blog, quindi in modo molto informale, che è diverso dal modo un po' più formale con cui magari scrivi nel sito internet, eccetera, con delle foto, con dei video, anche con dei podcast, puoi raccontare delle cose, ma è più difficile. Questo l'ho particolarmente messo in luce perché secondo me in un ambito di lavoro come quello che è il vostro, essendo clinicamente testato che quello che funziona di più nella comunicazione visiva dei musei e sono musei è il making of delle mostre, per cui tutte quante scarti il quadro, fai la foto mentre scarti il quadro, mentre lo appendi così, figuriamoci che cos'è tutta la storia, quanta storia c'è dietro un ritrovamento di qualcosa prima ancora di arrivare a renderlo fruibile. Quindi ancora una volta si può, non è neanche montare una storia, è raccontarla semplicemente, invece che raccontarsela solo tra di voi, stretto circolo, raccontarla a tutti. Qui era un po' che prima dicevo, a meno che qualcuno non ti dica no, non si può fare. Però generalmente ci sono delle fasi talmente prima, che non c'è nessuno che ti dice che non si può fare, perché non si immagina neanche che tu inizi a raccontarlo. Però costruisci un significato e dai un valore, ancor prima che il bene sia fruibile, al bene che dopo dovrai comunicare. E sarà tutto più facile, perché questo bene avrà una sua storia. Oltre alla storia antica, fermata dai secoli, avrà la sua storia del ritrovamento, del... non so quali sono le varie fasi, la pulizia, l'individuazione del periodo storico, cioè, insomma... Ecco, adesso mi vergogno, che non so come si chiamano queste cose. E, dopodiché, un'altra cosa secondo me interessante per voi è la questione della geolocalizzazione. Alla base, come dicevo prima, perché soprattutto i siti archeologici hanno il problema che devono essere trovati. Anche questo dipartimento ha quel problema, però ce l'abbiamo fatta un po' tutti alla fine. E quella è la base. Poi si presta particolarmente per valorizzare le cose che ci sono in maniera semplice. Ancora una volta, cioè, bisogna considerare sempre le tecnologie che sono compatibili col contesto. Cioè, è chiaro che i QR code sono una cosa interessante, ma se non prende internet lì, non mettiamoli, cioè, costano poco, però è comunque dello sforzo che vai a fare per niente. Interessanti sono alcune iniziative che usano il GPS nudo e crudo, quindi non serve avere internet, basta avere il GPS che già ti dice che lì vicino c'è qualcosa, ti racconta delle cose, cioè e qui stiamo veramente parlando di app, di cose del genere, che appunto sono sempre a livello che bisogna avere delle risorse per poterle fare, però a volte magari ti sbloccano una situazione, magari invece che fare 20 pannelli, 50 pannelli che costano comunque anche tanto perché devono resistere all'acqua, al sole, alla pioggia, eccetera. Magari ti conviene per il numero di visitatori che hai comprarti 30 smartphone che dai ai visitatori che arrivano, dico proprio la sparo a caso, e dagli questa, oppure chi ce l'ha già usa il suo. E dargli questa possibilità di accedere a questa app che ti spiega tutte quante le cose che vedi intorno, spesso è anche più comodo. Cioè, vedevo ad esempio in un sito archeologico a Roma in cui avevano messo i QR code, che poi hanno quel problema che si distruggono un po', si smangiucchiano, però notavo che era comodo perché di solito sei sempre lì a decidere dove mettere i cartelli perché la gente possa leggere e vedere nel frattempo, invece ti tiri sulle informazioni, dopo vai in giro e ce l'hai in mano. Ha molto più senso che in un museo, no?
Allora, spesso la domanda è, cioè da porsi, cioè la domanda da porsi, non spesso, è sempre... Vai. Scusami se ti interrompo, ti volevo chiedere una cosa tornando alla slide precedente riguardo alle tecnologie. Sì. Il nostro progetto di ricerca è incentrato moltissimo sulle tecnologie, in maniera particolare sulla realtà aumentata. Volevo sapere se nella tua esperienza hai avuto a che fare con questo tipo di tecnologia e in che misura poi questa sia riuscita ad avere delle ricadute positive in termini di fruizione del bene. Allora, non ci è mai capitato di lavorare a stretto contatto con questa cosa della realtà aumentata, conosco un po' la situazione, non ci è mai capitato banalmente perché è una cosa molto costosa da realizzare, però diciamo che può essere una svolta per dare un sacco di informazioni intorno a te, o dare comunque la sensazione di com'era un posto prima, eccetera. Mi è capitato di fruire di cose di realtà aumentata, però un po' fatte in vecchia maniera, vecchio stampo, non so come la facciate voi, però credo che sia una cosa che possa avere un suo significato vero e profondo solo se il suo scopo non è di essere scientifico in senso stretto, ma di essere divulgativo. Cioè, perché è sempre il problema di queste tecnologie mobile, che alla fine, se sei in un posto, ti piace anche guardarti intorno e basta. Quindi se c'è qualcosa che ti dà più informazioni, bene, però sempre cose che non siano troppo invadenti, perché in fondo tu sei uscito di casa e volevi stare all'aperto. Quindi ho solo delle osservazioni generali sulle cose mobile, non particolari, e probabilmente sono molto più importanti le funzioni del mobile, anche che ci sia qualcosa di fruibile anche non essendo sul posto. Spesso capita che sei lì, ti scarichi una cosa e dopo capisci che non te ne puoi fare niente finché non arrivi lì, e quello lì è un po' frustrante. E poi la cancelli. Comunque sì, poi ci raccontate un po' meglio. Quindi sì, questa cosa sull'aprire nuovi canali è sempre da prendere con le pinze, ogni volta capire se ha un suo senso, se ha significato, che significato ha. In questo caso qui hanno deciso che l'operazione era talmente importante che meritava un sito a sé stante, un sito web a sé stante, in cui far approdare appunto le persone interessate a questa opportunità. Anche banalmente un sito che, se tu fai una ricerca di Google, probabilmente scrivendo giovani Scala lo trovi, cioè non... E il sito è questo qui. Qui iniziamo a vedere un attimo il tipo di comunicazione proprio a livello di copia, a livello di linguaggio che viene utilizzato, è molto forte. E poi loro hanno deciso, ad esempio, in questo caso, che l'iniziativa non era così importante da meritarsi dei social a sé stanti. Questo è molto rilevante, perché spesso ci mettiamo a moltiplicare gli sforzi aprendo dei nuovi canali all'infinito, invece magari c'era qualcuno che poteva parlare per te, o magari tu stesso che avevi già un canale attraverso cui parlare abbastanza efficace e sufficiente. Perché poi bisogna sempre ricordarsi che i canali vanno gestiti, se no canale morto fa una brutta impressione, sembra che tu abbia chiuso quando uno ci arriva. Quindi questo è l'utilizzo, diciamo, di Pinterest, credo,
Sì, direi di Pinterest. No, non è Pinterest, questo è Flickr. E no, Facebook addirittura, in un momento prima. Questo è Pinterest, che era la cosa più curiosa che loro, appunto, non so se conoscete, questo è un social network in cui non, in teoria non si fa neanche produzione di immagini proprie, ma si vanno a pescare le immagini da altri siti. Quindi loro sicuramente quello che fanno è che vanno a pescare delle immagini dal sito loro già esistente, da Facebook, eccetera, e gli danno del valore e fanno, si chiamano board. Con ad esempio tutte le persone che vengono alla scala, quindi qui c'è ancora una volta creare un attimo il senso di comunità e di. Allora, poi però loro viene fuori che sono un'istituzione che credono ancora alla comunicazione tradizionale e quindi hanno comunque fatto delle pubblicazioni sui giornali. Poi però hanno fatto intelligentemente una comunicazione attraverso newsletter agli studenti dell'università, che è chiaramente un pubblico che non pensa di potersi permettere di andare alla scala. Poi hanno fatto delle pubblicità sui tram, e questo è proprio generalista perché lo leggono tutti e tutti capiscono che stai facendo una cosa nuova. E poi hanno fatto anche una cosa dal vivo, una giornata con uno stand alla Bocconi, che evidentemente hanno anche individuato che era l'università un po' più adatta al loro target. Hanno fatto anche un'inserzione su Topolino, così, per andare a pescarli molto giovani, ecco. Questa è quella, la pubblicità che facevano sul tram, quindi potresti già essere alla scala, scopri com'è facile. Sulla scala under 30, quindi stiamo parlando di un certo tono di voce. Cos'è il tono di voce? È una cosa importantissima perché nel momento in cui decidi di comunicare, devi decidere anche il modo con cui comunicare. E serve a farsi riconoscere, cioè a un certo punto ci saranno le persone che seguono la vostra comunicazione, che si aspetteranno che la vostra comunicazione sia così come gliel'avete presentata il primo giorno, non che un giorno si usi un tono sostenuto, un altro giorno invece si dia del tu a tutti, o che ne so io, cioè c'è proprio un tono che contraddistingue la personalità dell'organizzazione, dell'iniziativa che si sta facendo, in cui comunque il tuo target si deve sentire riconosciuto, chiamato proprio per nome. Qui appunto vanno stabilite delle regole internamente perché magari, non so, ci sono 3-4 persone che comunicano con lo stesso canale e una volta uno fa un post su Facebook che sembra che sia morto il gatto, l'altra volta uno invece mette 8 punti esclamativi, che generalmente sono da evitare, e quindi va un po' scelto il tono. Quindi è come si comunica. Spesso quello che succede, giusto per tornare a quello che succede di solito, è che se uno ha aperto un canale social, fa dei gran copia e incolla dai comunicati stampa, ci spatacchia una foto. Forse ci allega anche il file del comunicato e pensa di aver fatto un post su Facebook. Però chi è su Facebook non si aspetta quel tipo di linguaggio. Questo è un esempio. Quindi sì, ci sono un po' di riflessioni da fare, la lunghezza dei periodi, quanto devo aspettare prima di arrivare al punto. Ok, in italiano si può fare di tutto, però forse su certi tipi di comunicazione no. Poi, molto importante, termini quotidiani e i termini scientifici. Adesso vi volevo far vedere, ma non ho avuto modo perché è una cosa che non mi sono poi ricordata di pescare la foto. Non so se qualcuno di voi è stato al MUSE, che è aperto a Trento, il Museo delle Scienze Naturali, che
è la collezione del Museo Storico di Scienze Naturali che si è rinnovata, ha aperto questo nuovo posto che vabbè, è stato disegnato da Renzo Piano, però poi è stato anche curato in un certo modo. Lì, dopo magari vi faccio vedere perché ho fatto proprio una foto io, lì è incredibile perché tu hai tutto qua, cioè di solito sei abituato ad andare a un museo di scienze naturali, se ti va bene c'è la traduzione in italiano del nome in latino, che è un po' anche lo stesso problema che si ha con i resti archeologici a volte, che ci sono dei nomi che non si capisce neanche cosa siano, anche se sono italiano, ma è un italiano che probabilmente si usa scientificamente in modo specifico nell'ambito e non si capisce di cosa si tratta. Lì hanno il nome scientifico, poi hanno il nome in italiano, vabbè, lì anche la traduzione in inglese perché siamo davvero avanti, e poi c'è la spiegazione a prova di stupido, diciamo, prova di bambino o di persona che non sa proprio niente, in cui ti senti, dici, bello, posso capire anch'io questa cosa. E poi c'è una spiegazione un po' più lunga, poi se uno vuole addirittura lì puoi approfondire che c'è un touch screen con maggiori informazioni, ma vabbè, lì si tratta anche questione di budget, eccetera. Però il livello di informazioni, non è detto che se tu abbandoni il tono solo scientifico, non è detto che tu stia perdendo di autorevolezza. Perdi sicuramente di quel senso di autorità dall'alto, di qualcuno che ne sa e ti vuole tenere fuori da un cerchio, ma non perdi di certo l'autorevolezza, anzi dici guarda, loro sanno anche il nome latino e sanno che in italiano si dice così. Io non mi sarei mai aspettato che questa roba si chiamava così, per me era una ciotola. Okay. Poi c'è un problema di distinguere tra assertività e autocompiacimento, nel senso che il confine spesso è labile tra dire come siamo belli, quanto è interessante questa cosa qui, che non va bene, va però molto bene essere convinti di quello che si fa, del valore di quello che si sta facendo. E poi bisogna sempre tener conto di quanta distanza stiamo creando tra noi che stiamo scrivendo per questa cosa culturale che vogliamo promuovere e chi riceve il messaggio. E banalmente può essere solo un problema di soggetto e complemento oggetto, soggetto e oggetto, per cui se tu parti definendoti la collezione, il sito archeologico, parti proprio da lontano, puoi dire il nome del posto, sei un po' più vicino, puoi iniziare a dire noi, cioè come se fosse un'entità superiore, cioè non superiore, ma comunque sovrapersonale, che racchiude una serie di persone che comunque si stanno lavorando dentro e che ti propongono delle cose. Puoi parlare ai tuoi visitatori chiamandoli visitatori, dicendo i visitatori sono invitati, oppure puoi dire voi, oppure puoi dirgli tu, per dire proprio tu che stai leggendo. Non è che una cosa sia giusta e una cosa sia sbagliata, va comunque sempre scelto il grado di distanza. Vediamo cosa ha fatto la Scala nel suo caso. Allora loro, quello che dicono proprio è che la voce istituzionale della Scala è rivolta a un pubblico consolidato. La scelta è stata quella di un linguaggio più informale, dedicato agli under 30. Queste sono cose che scrivono loro, sono virgolettate per quello, perché l'istituzione Scala tende a intimorire, a tenere distanza un'utenza non avvezza a un teatro di alto livello. Un linguaggio diverso poteva essere uno strumento per ridurre la distanza dal teatro e un potenziale pubblico più giovane. Quindi proprio quella cosa che abbiamo visto prima. Quindi gli ingredienti di base per loro sono stati contatto diretto quotidiano, e quindi se uno ti scrive rispondergli subito e risolvere i problemi,
e mantenendo però sempre un certo tono in cui dici, cioè, sono informale, però sono gentile. Cosa ne è uscito del loro tono di voce? Una comunicazione di questo tipo qui, in cui appunto si fanno delle gag sulle opere che tendenzialmente sono delle cose molto seriose, e un po', diciamo, colpisci e dici, boh, ma forse sono delle storie su cui si può costruire, si possono costruire delle altre storie. Passiamo alle azioni, che è l'ultima fase, e è il momento di quello lì in cui si decidono le azioni, quello di sfoderare tutta la creatività possibile, fare un po' il conto di tutte le risorse che si hanno, se già prima non l'avevamo fatto, oppure rifarlo, e mettere nelle risorse anche le varie community che sono riuscita a creare nel frattempo. La parola d'ordine è sempre quella del coinvolgimento, che può partire da online, arrivare offline, cioè dal vivo, tutte e due insieme, solo uno. La questione è che spesso si mette lì e si mette a pensare che cosa potrei fare per coinvolgere questo target, una cosa super bella, vengono fuori delle cose barocche, molto difficili, cioè che tu, ah sì, sei riuscito a coprire tutte quante le caselline che volevi coprire, ah sì, è perfetto, così raggiungo tutti gli obiettivi, però viene fuori una cosa magari troppo complessa, quindi sì, stiamo nell'originalità, però per chi deve partecipare ci devono essere dei passi semplici da fare, non puoi chiedergli di stare due settimane dietro a una cosa e vedere cosa succede, postare ogni giorno una cosa diversa, un giorno devi postarmi un gatto, un giorno un cane, un giorno un ramarro. Lo scopo deve essere sempre ben presente, cioè nel senso, un'altra cosa è che si inizia a pensare a lambiccare, si arriva a un risultato, a un tipo di iniziativa che poi si è allontanata dallo scopo che volevi fare all'inizio, quindi ricontrollare sempre questo. E a volte addirittura si va a perdere l'oggetto culturale, cioè talmente pensi fuori dal tuo percorso normale che alla fine, boh, magari stai facendo il bar del museo che però sta aperto mentre il museo è chiuso e quindi non è che ti porta più gente al museo, al limite ti porta dei soldi ma non ti porta della gente. Allora, un evergreen è il contest, no? Sapete, ci sono in continuazione dei contest per fare delle cose. La cattiva notizia è che funzionano i contest per coinvolgere le persone. Cioè, anche loro della Scala hanno fatto diversi contest. Ad esempio, per farvi capire quello che dicevo prima dei passi semplici, eccetera, qui c'era l'anteprima di uno spettacolo in cui ti dicevano, bene, se ci sono tutte queste possibilità, se non sei riuscito ad acquistare il biglietto puoi partecipare al contest per vincerne uno. E ti fanno vedere un video, e c'è un mini video piccolissimo in cui c'è Roberto Bolle, di fronte a cui tutti svengono subito, ti legge dei versi e tu con la sua ispirazione devi scrivere qualcos'altro e poi partecipi a questo contest. Allora, questo adesso non ve lo sto facendo vedere, non lo vediamo. Questo video qui ha 3.000 visualizzazioni, perché sei riuscita a far fare una cosa che dura un minuto a un attore importante, famoso, belloccio, eccetera, quindi probabilmente l'ha visto anche chi non ha partecipato al contest. Quindi sei riuscita a fare più cose insieme. Ora, non tutti hanno Roberto Bolle a disposizione, chiaro, questo è chiaro. Ok, quindi poi dicevamo arriviamo ai risultati.
Quindi l'importanza di misurare, come ci dicevamo prima, per capire quanto l'investimento, che non è per forza di tipo monetario, economico, magari è un investimento di una persona che ogni giorno passava 3 ore a fare delle cose in internet, una persona che ha passato tot tempo a costruire un concept, a declinarlo, eccetera. Quindi è anche, cioè, sia per capire quanto ha fruttato rispetto all'organizzazione di cui si fa parte e quanto vogliamo continuare a investirci delle risorse, sia nei confronti degli stakeholder, cioè tutti quelli che hanno degli interessi collegati a te, non so, banalmente se hai degli sponsor sia in natura che in denaro, eccetera, che comunque seguono le tue attività, vedono che cosa stai facendo, tu gli puoi dire: guarda, siamo riusciti a raggiungere, a far venire tot persone, hanno visitato il sito tot altre persone che tornavano 2 volte al giorno e stavano un minuto su. E poi per poter aggiustare il tiro. Per concludere questa cosa che abbiamo visto della scala, per curiosità, insomma, comunque i numeri sono abbastanza cospicui, quindi hanno questa community che più o meno si è sempre attestata tra i 2.000 e i 2.500 persone. E poi sì, questo è Facebook, che in realtà adesso è ancora cresciuto. Allora, l'ultima cosa è portarvi un attimo un po' una nostra visione, che comunque, cioè, perché tutto questo? Cioè, comunque il marketing culturale è una responsabilità in qualche modo civica di chi sta facendo cultura, cioè nel senso, specialmente in un momento adesso di crisi e tutto quanto, cioè spendere magari dei gran soldi per mettere su un sito culturale, un museo, e dopo non portarci abbastanza persone che giustifichino la spesa, già questo è imbarazzante. Comunque, insomma, la situazione è quella, cioè, quindi bisogna sentirsela addosso come una responsabilità, non come una cosa che non ho tempo di fare, alla stregua di altre responsabilità importantissime, curatoriali, di conservazione, eccetera. Ecco, se ci sono domande, perché poi passiamo all'esercitazione, che abbiamo ancora una mezz'oretta e ce la usiamo tutta. Avete quesiti, vi siete cotti di queste botte di caldo freddo continue? Forse qualcuno ha solo caldo? A posto? Allora, passiamo. Allora, si tratta di fare un'esercitazione sui target, quindi esercitarsi a pensare a come possono essere dettagliati i target. È una cosa molto semplice che però ci diamo questa mezz'ora per pensarci, perché spesso non ci si pensa. Allora, no, ci sono, siete in 5, 10, una ventina di persone. Facciamo dei gruppetti da 4-5 persone ciascuna. Magari, non so, quelli lì che si conoscono e che lavorano insieme si sparpagliano, così imparano più cose. È un po' l'ultimo sforzo. Adesso non guardate questa schifezza. Vediamo. Vediamo se si apre il tutto. No, seriamente, dividetevi in gruppetti. Vi potete sposare. Adesso possiamo usare tutta la grandezza dell'aula. Perché poi dopo ciascun gruppo deve scegliere un oggetto, diciamo l'oggetto culturale
il sito archeologico, piuttosto che un museo, piuttosto che quello che è, possibilmente qualcosa su cui qualcuno sta lavorando, così è più facile ragionarci, se no qualcosa che conoscete bene comunque. C'è già stata fatta, allora lì in fondo sono in loro quattro, poi qui davanti è un'idea di gruppo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono troppi. Lì in mezzo siete agglomerati a gruppo voi in questo momento, però voi siete dello stesso, voi siete dello stesso gruppo, e poi c'è un altro gruppo qui che magari, se voi vi spostate di là, qualcuno che si sposti di là, così iniziamo a capire come dividervi. Dai forza, l'ultima mezz'ora e poi possiamo spegnere il cervello. Allora, no, questa squadra è grandissima, quindi siete due, quattro. Siete voi quattro e voi quattro siete dietro invece. Scusate, non mi ricordo i nomi, però vi siete capite. 1, 2, 3, 4. Spostatevi dietro voi, così non vi fate... Esatto. E quindi ci siamo, sì. 5, 5, 4. E poi facciamo, sì, che... E poi faremo che... Faremo che Corrado magari sta con loro e poi mi dà una mano. Allora, si tratta appunto di un lavoro di gruppo molto breve. Alcuni faranno da cavie, come vi dicevo appunto, qualcuno che si prenda questa responsabilità di raccontare un attimo adesso in 5 minuti una situazione particolare su cui lavorare, di cui individuare i target. E poi sì, non abbiamo il timer da forno con noi, però comunque c'è una temporizzazione per fare le cose, di modo che riusciamo a stare dentro i tempi e a non sbrodolare. Allora, quindi adesso avete 5 minuti per trovare chi si occupa di questa cosa. E se parte, sì, ok. Chi fa da cavia e qual è l'oggetto del vostro lavoro? Sì, sì. Quindi serve un oggetto per valorizzare e qualcuno che lo presenti? Qualcuno che lo presenti non ci serve ancora. Questa è proprio una fase in cui all'interno del vostro decidete, chi decide spiega bene agli altri, no, del gruppo, così avete capito. Può anche non essere qualcosa di archeologico, non è obbligatorio, basta che sia qualcosa che conosciate bene e su cui vi muovete. Perché siete rimasti in tre voi? La ragazza non in bagno. Ok. Allora, dovrei scegliere un reperto, un museo, un contesto, un parco archeologico. Esatto. Un edificio, un monumento. Qualcosa da valorizzare, sì. Da valorizzare e comunicare. Ma dobbiamo adesso, ce lo possiamo scegliere per voi. No, lo scegliete tra di voi e chi, e cioè, se lo conoscete bene tutti, bene, se no, se qualcuno lo conosce meglio, spiega agli altri in questi 5 minuti qua di cosa si tratta. Ok. Per ora sì. Ok. Ci siete. Avete capito, sì, che dovete trovare una cosa su cui dopo lavorare tutti insieme? Sì. Ok. Una cosa su cui lavorare insieme, cioè noi come gruppo? Sì, esatto. Ok, sì, sì. Prendiamo come riferimento... Esatto, su cui dopo farete tutta l'esercitazione, semplicemente. Sì, un museo, un sito archeologico, qualcosa che qualcuno, almeno qualcuno di voi, più persone di voi possibili, conoscono abbastanza bene da poterci lavorare tranquillamente. Ok. Sì, adesso è una fase che praticamente è impossibile da tenere dietro con le riprese.
Io poso roga. Vi do intanto delle cosine che poi vi serviranno. L'ultimo minuto. Consegno queste cose qui. La collega è scappata in bagno, non è più tornata. È andata via. Quindi tu stai con loro? Ok. Vi lascio questi intanto. Avete deciso? Sì. Avete deciso? Ok, mi sembra che tutti siete arrivati un po' al punto, sì? Ah, mi sono accecata. Vedo questo gruppo un po' più indeciso. No, alza la mano. Cosa dovete fare? Intanto teneteli in mano, adesso vi spiego. Ok, allora, velocemente, diteci semplicemente cosa avete scelto. Gruppo qui davanti. Roca. Come tema, diciamo, come fare a valorizzare o a rendere più appetibile, più fruibile un sito che è in un contesto di forte valenza turistica. Ok, e le ragazze lì con Corrado che si è spostato? Ok. Il gruppo lì in fondo capitanato da qualcuno. Io. Vai. Torre Guaceto. Torre Guaceto. Ok. Ci sono pochi posti da valorizzare, allora no, sto scherzando. Voi cosa avete scelto? Museo di Ok. Quindi abbiamo due musei e due siti archeologici praticamente. Perfetto. Allora, adesso è il momento di individuare i vostri tre target più importanti. Probabilmente partirete ammazzandovi dicendo no, questo, questo, questo. Poi man mano li priorizzate e ricordatevi di dettagliarli il più possibile. Ad esempio, target giovani non vale, cosa vuol dire? Non so, studenti del liceo artistico, piuttosto che il target anziani non vale, dici over 60 che utilizzano le tecnologie smart. Cioè, andiamo un po' a inquadrarli un po' meglio. Ricordatevi che comunque cioè, lavorate a risorse limitate, cioè non mettetevi in testa di andare a di riuscire a raggiungere il pubblico lituano, cioè, ok. Quindi avete 10 minuti. Se parte. Parte. Esatto, poi quei tre che selezionate li scrivete nei cartoncini. Con i pennarelli che adesso. È più carino col pennarello, ti diverti di più. Esatto, vedi che già ti diverte. Allora. Sì? Segue il museo, insomma, l'unica utenza. Abbiamo quello che noi vorremmo. Può essere tutte e due, cioè puoi individuare un target che ti serve per l'engagement, quindi per fare del coinvolgimento e per renderli a loro volta ambasciatori del tuo, cioè che portino il tuo messaggio. Oppure anche outreach, cioè può essere quello che vuoi, l'importante è che vai a individuare un target specifico motivando del perché. Sì, ma perché con noi, diciamo, no? Cioè questo museo.
questo aspetto da alcune scuole, a misura in cui alcuni professori decidono di farci leggere, poi per il resto non ci va nessuno, se non qualche turista di passaggio che lo scopre. Allora dovete fare del gran outreach, perché tanto gli professori ci andranno sempre lo stesso. Però potete anche pensare di fare uno specifico, di individuare uno specifico target in questi professori che servono a tirar dentro delle altre persone. Pensateci un po', avete poco tempo, però pensateci. Corrado, contribuisci. No, no, contribuisci. Corrado non gioca, sgridalo. Ok, avete capito, può essere sia un target di engagement sia uno di outreach, non c'è problema, l'importante è che ci sia la motivazione dietro. Okay. Volevo solo dire, avete capito, può essere sia una cosa di engagement sia di outreach, non c'è problema se c'è già un pubblico che verrebbe lo stesso al tuo museo o meno, basta che ci sia la motivazione del perché vuoi puntare su quello. Okay. Scusami, per tre target, sì, intendiamo tre target di clientela potenziale o sono tre obiettivi nel progetto? In no, no, target il pubblico, quindi, tre quindi segmenti di pubblico, tre segmenti, sì. Okay. Yeah.
foto anch'io, effettivamente. Come sta andando? Abbiamo deciso di usare un unico foglietto. Ma no! io sono ecologica, no. Con la penna. No, ma ci servono i tre foglietti. No, pazienza, va bene. State orientando, avete più o meno profilato? No, bene. Poi ce lo dici. Sì, siamo qui a posto. Siete arrivati al verdetto? Sì. Siete al verdetto? Tre target li dobbiamo scrivere. Sì, uno ognuno per un cartellino. Fatto. Mi sembra che ci siete più o meno tutti quanti. Scegliete ciascuno una persona che viene qui a raccontarci con i cartoncini in mano cosa è stato scelto e perché. Non vogliamo dei lunghi monologhi, solo delle... Sì. Vediamo un attimo. Ciao. Allora, ho bisogno dell'assistente e delle quattro persone che vengano qui. Dai che è tardi, così riusciamo a fare tutto quanto. E una. E due. Corrado? Riesci a venire a scrivere un pochettino quello che viene fuori? Così tutti capiscono quello che succede. Sì, guarda, ho fatto questo documentino qui, scrivi il nome della cosa di cui fanno.
su cui fanno l'esercitazione e poi i tre target. Che bello abbiamo? Allora, uno, due, tre e la quarta è qui. Allora, tu per prima, visto che sei rimasta indietro rispetto alla... E allora, prendiamo il microfono così riusciamo... È acceso? Sì. Allora, tieni. Allora, attendo che io abbia centrato la... Ci ripeti un attimo che ci siamo capiti sulla... qual è l'oggetto su cui avete lavorato? Allora, l'oggetto è il Museo Archeologico di Oria. Sì. Che abbiamo detto non è molto frequentato, se non... dalle scuole dell'obbligo praticamente, alle scuole elementari e medie. Poi ci sono tutta una serie di turisti che per diverse ragioni si avventurano nel circondario di Oria, ma che non, spesso e volentieri non si imbattono nel museo, se non proprio per motivi di capitarci là per caso. Okay. E niente, adesso che devo fare? Dici che target avete individuato. Allora, come target abbiamo individuato innanzitutto appunto la scuola dell'obbligo, perché sono già dei frequentatori abituali sempre in maniera molto ristretta, quindi scuole elementari e medie. E dunque in base a questo target si potrebbero organizzare, diciamo, delle cose ludiche, qualche cosa del genere, credo, no? Scuole elementari e medie, delle due che cosa sceglieresti di più? Medie, perché per quanto riguarda i piani scolastici ci sono adesso state fatte delle differenziazioni sui periodi storici studiati, quindi magari se andiamo su un aspetto storico più completo, le scuole medie. Quindi ci teniamo solo le medie, io dai. Io ho i microfoni, salve. Allora, frequentatori rievocazioni storiche, perché verso i primi di agosto a Oria viene realizzato questo corteo storico che interessa principalmente famiglie e comunque i frequentatori tradizionali di queste rievocazioni medievali, però diciamo tutto il borgo di Oria è molto caratteristico per il Medioevo, anzi forse è uno dei pochi borghi che conserva le strade medievali, tutti i circuiti medievali generici, ma che non viene assolutamente valorizzato da questo punto di vista. Vi è anche un castello medievale ed è l'unico costruito durante il periodo di Federico II, ancora presente in questa zona, dall'Alto Salento fino al sud. Quindi tu vorresti chiamare delle persone che fanno queste cose qui all'interno del museo e valorizzare quella piccola sala che contiene reperti archeologici medievali, che non è per niente valorizzata, nella quale addirittura la cartellonistica che è stata realizzata non mette in risalto le importanti evidenze, anzi alcune evidenze sono state addirittura malinterpretate. Quindi valorizzare proprio per una certa ignoranza sull'aspetto. Ok, e il terzo e ultimo? Scusami, era quello. Quindi fare famiglie e turisti stranieri in generale, quindi prevedere anche qualcosa per l'inglese, il tedesco soprattutto, quindi turisti che spesso e volentieri si trovano nelle nostre zone per agosto. Io non so se ho centrato l'obiettivo della... Sì, in realtà voi avete marcato un target molto specifico che sono i frequentatori delle rivisitazioni storiche. Sì, per valorizzare l'aspetto... Poi l'hai allargato, cioè nel senso sono... si ritrovano nelle famiglie anche nei turisti stranieri, però diciamo tu devi proprio prendere quelli che sono mossi da questo, perché dopo è ovvio che una volta che l'hai organizzata verranno anche altre persone, però devi trovare quelli che sono specificatamente interessati a questo, giusto? Sì, c'è molta gente interessata che viene dalla Basilicata, perché la Basilicata è molto, credo, avanti rispetto a questa storia delle rivisitazioni storiche. Okay. No? Ad esempio loro fanno queste cose sulla falconeria, qui si fanno ancora a livello di... come posso dire, di facciata, ecco. Però non c'è un vero e proprio studio sul valore intrinseco del fenomeno. E niente, l'ultimo quindi, target? L'ultimo è quello del turismo religioso, pensionati praticamente, perché attorno a Oria c'è questo importante santuario di San Cosimo alla Macchia, che nel mese di maggio attira numerosi... Che però non vanno nel museo. No, però spesso e volentieri, anzi quasi sempre, si recano nel centro storico che è ricco di trattorie, e quindi fanno il solito giro, ma non visitano quasi mai niente, perché il castello in realtà alla fine è chiuso.
il castello per motivi di sequestro, beh, non so più raccontare. E nel frattempo anche il centro storico, ad esempio il museo, c'ha degli orari fissi che sono basati sulla disponibilità in realtà dei custodi. Mm-hmm. Esatto. E quindi insomma lavorare su questa storia del turismo religioso, magari sulla il confronto fra i santuari nell'antichità, anche perché Oria vanta la presenza di un importante santuario di età messapica che non è mai stato realmente valorizzato. Ok. Bene, grazie. Scusami. Prossimo gruppo. Tu? Allora. Voi cosa avevate? Noi abbiamo Roca, che è un sito preistorico, sì, che si trova in provincia di Lecce, sulla costa, in una zona molto frequentata a livello turistico, anche molto interessante a livello naturale. Quindi c'è un gran via vai di gente, sia per quanto riguarda, diciamo, il turismo costante, quindi chi va lì nel periodo estivo sempre, sia chiaramente chi ci passa solo magari. E quindi abbiamo cercato di individuare tre possibili target, che sono: il primo, il turista abbiamo definito impegnato, quindi interessato, diciamo, italiano, cioè perché un appassionato di queste cose, appassionato qui, comunque, che va lì apposta, italiano perché se si fanno delle, diciamo, delle manifestazioni, degli eventi che sono legati, per esempio si proponeva qualcosa di legato anche a non lo so, cose teatrali o qualcosa del genere, è chiaro che la lingua è un limite, quindi questo tipo di target molto specifico riguarda solamente gli italiani in questo caso. Estivo, perché è tendenzialmente estivo, oppure magari che va lì perché va a mare, però si incuriosisce e va quella mezz'oretta a visitare il sito archeologico. Tendenzialmente sono gruppi ristretti, dobbiamo considerare, e auto-organizzati tendenzialmente, quindi non si rifanno a gruppi organizzati. Diciamo questo adulti, più o meno adulti, tendenzialmente over 30 sono. Questo è il primo target. Il secondo target riguarda sempre il turista impegnato, però questa volta sia italiano che straniero, che abbiamo definito da pullman, quindi grandi pullman che arrivano di 50 persone, che però magari vengono appositamente per visitare il sito archeologico, quindi si fermano lì, si fanno la loro visita, vogliono una visita guidata. Come età siamo sempre probabilmente over 30, forse anche direi anche di più, forse anche over 40. Sì, 50. Diciamo questo target qui è un po' generalista, perché ad esempio prima loro sono stati molto bravi perché hanno individuato molto interessante, c'è cioè il turismo religioso. Io quindi vado a prendere quei pullman del turismo religioso e li porto da me. Così è un po', cioè, sei ancora un po' ampia. Troppo ampia, no, okay. Però bisogna capire esatto cosa... Esatto, devi capire dove andare a pescarli. E poi non lo definirei turista impegnato, perché tendenzialmente sono dei pensionati che vengono trasportati di qua e di là, poi li importano appunto in trattoria, è un po' meno impegnato di quello prima. Okay, e il terzo? Il terzo target invece sono i locali, i residenti, i giovani, quindi fascia, diciamo, qui abbiamo messo 15-25, ma magari si può anche restringere forse, cioè dove tra diciamo fascia scolastica e fascia... Avete già pensato come si potrebbe... No, ci siamo fermati al target. Okay. Va bene, no, era una curiosità. Grazie. Dunque, noi appunto abbiamo considerato il caso di intervenire sul Museo Diffuso di Cavallino, partendo anche dalle criticità di questo luogo. È un luogo, un museo diffuso appunto all'aperto, bello anche da un punto di vista paesaggistico, però a nostro avviso non sufficientemente utilizzato, sfruttato. E quindi noi pensavamo ad un'idea che potesse riguardare tre target. Diciamo un primo target mirato, diciamo, ai bambini, 16 anni, attraverso la realizzazione di manifestazioni archeologiche, quindi anche attività di scavo oppure di archeologia sperimentale, e per far modo appunto che l'archeologia e la storia non restino, come dire, degli argomenti teorici all'interno di un'aula, ma diventi appunto qualcosa di pratico. Quindi abbiamo questo target specifico. Il secondo target è quello dei ragazzi di 6-10. Scusate, ma beh, ma oggi sono cambiati, non è che poi dicevamo, un secondo target è quello dei ragazzi 15-18 anni, quindi scuole superiori, attraverso la realizzazione di un festival del teatro, possibilmente, diciamo, un teatro degli autori classici, per questo perché il contesto si adatta a questo tipo di rappresentazione. Per esempio a Cavallino c'è una scuola di un certo tipo il classico. Perfetto, anche quello, sì, potrebbe essere in quel caso una scelta mirata. E infine il terzo target è quello, diciamo, degli adulti over 40, attraverso la realizzazione di manifestazioni archeo-enogastronomiche.
Perché sappiamo che è un adulto over 40 con famiglia, senza famiglia, indifferente, cioè avete pensato a questa specificità? È un adulto che apprezza il passato e anche un po' di fame, perché voglio dire, l'enoarcheogastronomia, perché attraverso questa manifestazione noi pensiamo che il passato si possa anche scoprire e apprezzare attraverso la riproposizione delle ricette appunto dell'antichità. E questo è anche un modo diverso, nuovo, di far scoprire il passato, ripeto, all'interno di un contesto che è un contesto storico ma anche paesaggistico tipico di questa zona. Ok, grazie, bel lavoro. Un mio amico proponeva anche di invitare un gruppo di pizzica, gli Alla Bua, quindi non so, magari, grazie. Dallo stesso gruppo, tra l'altro, ok. Un po' autoreferenziale, ma... Allora, il sito che abbiamo scelto noi è quello di Scogli di Apani, che è un sito archeologico all'interno di una riserva naturale. Sì. Il sito è adesso conosciuto prevalentemente la fase protostorica, perché è quella maggiormente indagata, però ha più fasi, sia anche fasi medievali, età del ferro dovrebbe averla. I tre target che abbiamo scelto noi sono quelle. Innanzitutto quello degli ecoturisti, sì, perché è inserito all'interno della riserva e quindi può attirare le persone che sono sensibili ai temi naturalistici e via dicendo. Le scuole primarie, o meglio no, le scuole medie avevamo scelto, in realtà all'inizio avevamo scelto tutte le scuole possibili e immaginabili, poi abbiamo deciso di restringere le scuole medie, che possono essere coinvolte facendo dei progetti didattici che prevedono magari la presenza all'interno della stessa riserva. Okay. E poi il terzo target è quello dei ricercatori, dei professionisti del settore sia archeologico ma anche naturalista, che possono essere coinvolti attraverso magari dei cantieri per poter ampliare il loro bagaglio conoscitivo. Ok. Sì. A pagamento, sì. Ho una domanda sugli ecoturisti. Mm. Cioè, gli ecoturisti che anagrafica hanno più o meno? Cioè, che tipo di... Sicuramente... Se vi siete fatti dei pensieri su questo? Over 30, penso, non inferiori. E possono... Sì. Perché comunque i bambini potrebbero essere, mentre i genitori potrebbero essere interessati alla parte naturalistica, i bambini potrebbero essere invece attirati da tutti gli altri discorsi che si fanno. Ok. Archeologia e... Perfetto, mi sembra che sia stato fatto un lavoro abbastanza analitico, comunque spero che sia anche servito provare un attimo a pensare insieme a questa cosa del target, cioè nel senso che spesso... appunto si parte a comunicare senza pensare esattamente, e anche che sia venuto un po' fuori che pensare un po' più nello specifico aiuta per poi trovare anche gli strumenti adatti. Ad esempio, c'è qualcuno di voi che è arrivato già a pensare a delle ipotetiche azioni da fare, è molto più facile quando hai un target più specifico. Bene, la mattinata è conclusa e vi ringrazio comunque per l'interesse dimostrato. Se avete domande, adesso non vi ho neanche scritto il mio indirizzo email, però lo trovate nel nostro sito tranquillamente, potete scrivere sia quello generale sia il mio specifico, che è rosanna@bamstrategieculturali.it. E sicuramente vi faremo avere tutto quello che è venuto fuori, anche l'output di questa esercitazione, le slide e anche quelle due schede che dicevamo prima sul target, un po' più specifiche, che non c'era il tempo di guardare nello specifico. Per qualsiasi cosa, progetto, cosa che avete per la testa, scriveteci pure, noi vi diamo degli orientamenti se è necessario, oppure se non capite qualcosa riguardando, eccetera. Grazie, buona giornata. Grazie.